correre per l'Alfa Romeo chiaramente. Mi rende molto orgogliosa, è un progetto estremamente importante. La Romeo Ferrari è la mia seconda famiglia, quindi sicuramente tutto questo progetto per me ha molta importanza. È una macchina che si sta comportando abbastanza bene. È chiaro che abbiamo avuto qualche ritardo nello sviluppo e qualche difficoltà, ma quando c'è una macchina nuova del tutto è abbastanza normale, quindi siamo moderatamente ottimisti. Credo sia al momento il campionato turismo sicuramente più in crescita e c'è grandissima competizione, competizione non solo fra i piloti ma anche fra le case automobilistiche. Il format mi piace molto, il calendario secondo me è bellissimo. Corriamo per fare molto bene. Finora devo dire che in tutti i campionati in cui sono entrata o corso sono riuscita a portarmi a casa una vittoria. È chiaro che come tutti gli altri corro per vincere, quindi l'obiettivo ultimo è quello di arrivare più veloce di tutti. Dopodiché è chiaro che siamo una vettura nuova, per me moltissimi circuiti sono nuovi, per cui non sarà facile. Ci sono piloti con tantissima esperienza, con molta più esperienza di me anche su questo genere di vettura, perché io sono più abituata a grosse potenze con trazione posteriore, quindi sicuramente molto diverse da questa, però sono convinta che possiamo fare un buon lavoro e partiremo con l'aspirazione di stare a centro gruppo e per poi puntare al podio, perché no, anche una vittoria. Non ho molta esperienza su queste macchine, in realtà ho iniziato a correre con la trazione interiore, ma poi sono passata subito a vetture Gran Turismo o Formula, per cui molto diverse. Quindi da quel punto di vista c'è da imparare tantissimo, c'è da lavorare sullo stile di guida. Sono molto abituata, soprattutto negli ultimi anni, sono stata molto abituata a fare gare di durata, quindi ad avere un determinato comportamento, no, forse un pochino più conservativo rispetto a quello che serve nelle gare sprint. Ma mi ricordo come si fanno le gare sprint. So di essere molto affidabile, sbaglio difficilmente e toccando ferro faccio pochi incidenti, quindi sicuramente questo aiuta.